Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi parleremo di vacanze, un tema che piace a tutti quanti, che riguarda anche il mio business, perché le persone spesso mi fanno guadagnare venendo in vacanza e soggiornando nei miei immobili. Quindi rimanete connessi dopo la sigla perché ne vedremo delle belle. Bene, benvenuti in un nuovo video. Come ho detto poco fa, quest'oggi parleremo di vacanze, perché le vacanze di un milionario sono completamente diverse rispetto alle vacanze di un lavoratore dipendente o comunque di una persona che non ha rendite passive, che non si è creata un proprio business che genera cifre importanti di denaro e via discorrendo. Il discorso è molto semplice. Pensateci, quando una persona normale, tra virgolette, va in vacanza, prima di partire inizia già a pensare, ok, quanto posso spendere? Ah, questo albergo è bello, ma è troppo costoso. No, questo aereo, no, aspetta, no, cerchiamo un volo che costi di meno. E un continuo cercare una soluzione che sia un compromesso tra ciò che vorreste davvero, come ad esempio un viaggio alle Maldive, e poi quello che magari andate a fare, che è una vacanza alle Isole Canarie. Non c'è nulla di male, le Canarie sono bellissime, ma chi non preferirebbe alle Maldive alle Canarie? E quindi il primo dato di fatto è che molto probabilmente prima di partire siete già frustrati, perché non potrete fare le vacanze che avete sempre sognato, non potrete fare le vacanze che davvero vorreste fare, e siete già lì a contare quanto denaro avete, quanto denaro potete spendere per questa vacanza. In secondo luogo, durante la vacanza stessa molto probabilmente sarete anche lì: ah no, questo vino è troppo costoso, in questo locale non possiamo andare, lo sci nautico mi costa troppo, la moto d'acqua, bello, ma sono 100 euro l'ora, e via discorrendo. E quindi anche la vacanza alla fine non ve la sarete goduta e sarà stata una fonte di stress, perché state pensando al denaro. E punto numero 3, una volta che tornate a casa sarete tristi, perché è finita la vacanza, perché avrete speso probabilmente comunque molto denaro e siete tornati alla vostra vita di tutti i giorni, dove la prossima vacanza probabilmente la vedrete tra 12 mesi. È un dato molto interessante che le persone mi chiedono: Ludovico, ma tu sei sempre in vacanza? Ma è possibile che negli ultimi 2 mesi su Instagram ho visto che hai visitato 10 paesi diversi? Ma com'è possibile? Ragazzi, per me la vacanza non è un mollo tutto, spendo soldi e non faccio niente. La cosa bella del business degli affitti brevi è che è una rendita davvero passiva. Io prendo, parto in vacanza come e quando voglio, quindi già il primo vantaggio è che non ho limiti temporali. Voglio partire domani? Lo faccio. Voglio partire tra 2 giorni? Posso farlo. Voglio partire tra 1 settimana? Posso farlo, perché il mio è un business automatico. L'entrata degli ospiti è automatica, gli annunci sono scritti, non è che devi cambiare ciò che è scritto nell'annuncio ogni giorno. Tutto quello che devi fare è dal tuo smartphone accettare la prenotazione e aspettare che entrino i soldi. Quindi innanzitutto è una rendita automatica, ma come questo uno potrebbe dire, beh, ci sono anche altre rendite automatiche, ma poi è una rendita altamente profittevole, che mi permette di incassare molto bene 365 giorni l'anno. E quindi ecco il secondo vantaggio: io posso guadagnare mentre sono in volo, mentre sono in vacanza, e quindi posso permettermi, non solo dal punto di vista temporale del tempo, ma proprio dal punto di vista monetario, di andare in vacanza come quando voglio, grazie a questo business. E punto numero 3, quando torno dalla vacanza comunque non sono stressato, perché molto probabilmente torno dalla vacanza con più soldi rispetto a quando sono partito. Vi faccio un esempio: sono andato in Scandinavia a fine gennaio, ok? Diciamo che sono partito, a farvi una cifra simbolica per farvi capire, con 100. Sono andato in vacanza, ho fatto esperienza, sono andato nella neve, ho chiaramente speso soldi, ho fatto shopping, mi sono comprato un sacco di vestiti perché faceva freddo, sono andato al ristorante, ho fatto un sacco di esperienze per le quali chiaramente ho speso denaro. Tra l'altro la Scandinavia, ragazzi, i paesi scandinavi sono molto costosi, quindi ho speso un sacco di denaro. Ma quando sono tornato, nonostante ciò, nonostante abbia fatto 10-14 giorni di vacanza, aereo chiaramente sempre business class e via discorrendo, anche se la business class degli aerei più piccoli non è niente di che, bene, comunque sono tornato con più denaro rispetto a quando sono partito. Quindi, come dicevo poco fa, per me la vacanza è stato un piacere. Quando sono tornato ero sì un po' triste, perché ho detto, ah, è stata veramente una bella vacanza, ma mi sono potuto permettere di prenotarne un'altra per New York, dove starò circa 1 settimana, ovviamente in business class, e poi da New York me vado a Miami. Come vedete, per me la vacanza non è un spendo soldi e torno a casa triste perché ho meno soldi rispetto a prima, ma è un vado, mi godo l'esperienza e comunque sto guadagnando soldi anche se non sto lavorando, e soprattutto è un torno e sono libero finanziariamente e dal punto di vista del tempo libero, sono libero di pianificare un'altra vacanza. E quindi
volendo sì, potrei vivere di rendita e volendo potrei anche vivere in vacanza. Dopodiché, per me stare a casa non è una costrizione come può essere per alcuni. Per me stare a casa, come potrete immaginare, vivendo in una bellissima villa con il sole, la piscina, la jacuzzi, via discorrendo, per me stare a casa è bellissimo e quindi poi mi godo anche casa. Ma anche qui, il fatto che io possa stare a casa tranquillo, lavorare da casa mia, volendo anche non lavorare perché è una rendita passiva, il poter godermi la mia piscina, i miei animali, il sole, passeggiare via discorrendo, anche questo è reso possibile ovviamente sempre grazie a questo business. Quindi come vedete, alla fine la nostra vita gira intorno al lavorare. Allora, siccome la vita è una, spesso è anche breve e gira intorno al lavorare, cerchiamo di crearci una rendita, cerchiamo di avere un lavoro che quantomeno ci piaccia, ci permetta di guadagnare bene e ci permetta di vivere la vita che abbiamo sempre sognato. E nel mio caso, non sto dicendo che necessariamente deve essere anche il tuo caso, ma nel mio caso, nel caso di oltre 2000 studenti che hanno preso il mio corso, questo è stato il business che poi gli ha permesso di cambiare vita. Chi con piccoli obiettivi, magari avere più tempo a disposizione da passare con i propri figli, chi per vivere letteralmente in vacanza, come alcune testimonianze che abbiamo visto, dove gli studenti dicono: io lavoro 2-3 mesi l'anno per la stagione estiva e per il resto me ne vado a Santo Domingo. Quindi poi chiaramente il grado di libertà che uno può raggiungere dipende dal grado di impegno che tu ci metti all'interno di questo business inizialmente. Quindi io ho lavorato inizialmente qualche anno per crearmi il mio portfolio di immobili e ad oggi vanno da soli, quindi comunque bisogna impegnarsi, bisogna lavorare e bisogna capire se questo business fa il caso vostro. E per questo motivo abbiamo creato un webinar gratuito che trovate nel link qua in basso. Una volta poi entrati nel business e una volta che avete capito le potenzialità, quanto è figo, quanto si può guadagnare, sarete voi ad avere il controllo della situazione e dire: ok, voglio vivere come Ludovico in vacanza, partire come quando voglio. Allora vi dovrete impegnare chiaramente di più rispetto a chi semplicemente dice: io voglio avere 3.000 euro al mese e non fare niente. Perfetto, chiaramente l'impegno che dovrete mettere in quella casistica è minore. Però, come vedete, per me andare in vacanza è un piacere. Sono gasato quando prenoto la vacanza perché posso scegliere l'albergo che voglio, posso viaggiare in business class, che è una grandissima comodità. Una volta che sono lì, posso scegliere di mangiare nei ristoranti che voglio, di fare tutte le esperienze che voglio e quando torno sono magari sì un po' triste, ma sono felicissimo perché vivo in una casa meravigliosa e so che posso partire di nuovo come quando voglio. Anche perché il mio business, oltre ad essere passivo, è quasi completamente automatizzabile. L'unica cosa che dovete fare una volta che la casa è stata lanciata è accettare le prenotazioni dallo smartphone. Chiaramente qualcuno dovrà andare a pulire la casa, ma quel qualcuno non sarete voi. La cosa bella è che tutto ciò che va fatto eventualmente in loco nella casa, come le pulizie, è facilmente delegabile ad una persona pagata 10, 15, 20, 30 euro e voi comunque pagando 30 euro siete sgravati da qualsivoglia rottura di scatole. Quindi spero che abbiate capito perché le vacanze di un imprenditore nel settore immobiliare o comunque di una persona che ha deciso di prendere in mano la propria vita sono completamente diverse rispetto ad una persona che non ha deciso di fare questa scelta, che magari lavora ancora come dipendente o che fa l'imprenditore sì, ma in un settore magari poco scalabile come può essere la ristorazione o vendere scarpe. Anche perché uno dei vantaggi di questo business è proprio l'alta scalabilità, la facilità di raggiungere grandi obiettivi e grandi incassi anche se non avete molta esperienza e o se fate questo business da poco tempo. E i miei studenti ne sono la prova che questo è realizzabile. Quindi in definitiva, qual è il mio approccio alle vacanze? È fregarmene del denaro prima di partire, fregarmene del denaro durante le vacanze e fregarmene del denaro quando sono tornato, perché sono tornato con più soldi rispetto a quando sono partito. Rispetto a delle persone che invece si preoccupano prima di partire, non si godono le vacanze e quando tornano magari sono più tristi rispetto a quando sono partiti. Sta a te scegliere che tipo di vacanza vuoi fare per il resto della tua vita e soprattutto che tipo di approccio vuoi avere alla tua vita. Se un approccio passivo, continuando a fare il lavoro che magari non ti piace, accontentandoti di quello che la vita ti ha riservato sino ad oggi, o se avere un approccio attivo, prendere in mano le redini della tua vita, cercare di innovare la tua situazione, cercare di migliorare la tua situazione, di entrare in un business altamente profittevole, come ad esempio quello degli affitti brevi, e diventare un imprenditore di te stesso. Se vuoi saperne di più su B&B Academy, che ad esempio può essere uno dei business che ti può permettere di fare questo salto di qualità nella tua vita, premi il link che trovi qua in basso per prenotare una consulenza gratuita con il mio team, oppure accedi sempre alla lezione gratuita che trovi qua in basso per capire di più su questo fantastico universo degli affitti brevi che a me personalmente ha cambiato la vita.
Tutte e due le opzioni sono gratis, nulla ti vieta di accedere al corso gratuito e parlare col mio team, quindi sfrutta questa opportunità perché non durerà per sempre. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!